Allora, approfondiamo un po' Federico II. Federico II, figlio di, appunto, abbiamo detto Enrico e, oh mamma mia, adesso non mi ricordo, Costanza di Altavilla, ottiene il potere grazie a Innocenzo III e gli giura che non avrebbe mai unito il regno di Germania e quello di Sicilia e che sarebbe partito alla liberazione del Santo Sepolcro. Muore Innocenzo III, l'imperatore dice, ma vaffanculo. E sotto Onorio III unisce Germania e Sicilia e il Papa lo incorona imperatore. Il nuovo Papa, perché ne cambia uno all'anno quasi, Gregorio IX, lo scomunica perché non è ancora partito per la Terra Santa. Federico parte per la Terra Santa, non combatte contro gli infedeli, ma avvia delle trattative con il sultano, che gli concede una pace di 10 anni e la possibilità per i cristiani di accedere a luoghi santi. Non solo, gli dà Gerusalemme pronto di tempo, proprio gliela dà. Il fatto che però non ha combattuto con gli infedeli, ma ha fatto una trattativa, diciamo che non è ben visto nell'Occidente e gli varrà un'altra scomunica. Rientra in Italia, mette da parte la Germania e concentra le attenzioni sul regno di Sicilia, quindi sull'Italia meridionale, emana la Costituzione Amalfitana che rappresenta la più grande raccolta di leggi dell'età medievale, organizza un apparato burocratico moderno. In cui coloro che amministravano e riscuotevano le tasse dipendono direttamente dall'imperatore, apre l'Università di Napoli e la prima scuola medica a Salerno. Sposta quindi la capitale a Palermo, raccoglie i maggiori scrittori dell'epoca nella scuola siciliana, è da qui che deriva la poetica e la poesia, come si può dire, volgare italiana, vuol dire in italiano antico. E nella sua corte si usa il volgare, quindi l'italiano volgare, e diciamo, fa partire la letteratura italiana vera e propria. Vera e propria. Federico impone appunto il suo controllo sulla Sicilia, cerca di sottomettere anche i comuni italiani, perché appunto era anche imperatore di Germania, ma i comuni italiani si alleano con suo figlio, tra l'altro, Enrico VII, che viene posto a capo dell'impero di Germania, ok? Dai baroni tedeschi, cioè contro Federico II mettono suo stesso figlio. Subisce altre due. Tra l'altro, si scontra Enrico VII, cioè il figlio, e Federico II. E Federico II batte Enrico VII. Pensate un po', padre e figlio. Riceve altre due scomuniche, non vi sto a dire perché. Muore nel 1250. E con in inglese mi verrebbe da dire regret, con il rimorso di non aver potuto portare a termine il suo progetto politico di unificazione, no? Tra l'altro, cosa interessantissima. Per la gente del suo tempo, Federico II veniva ritenuto l'anticristo. E questa è una cosa che vi invito ad approfondire, il perché soprattutto. E niente, questo era un po' un riassuntino su Federico II. Vi invito a seguire il canale, dirmi nei commenti se avete un argomento preciso di cui volete parlare e niente, alla prossima.